Oggi il contesto di crisi economica favorisce purtroppo l'emergere di atteggiamento di chiusura e di non accoglienza. In alcune parti del mondo sorgono muri e barriere. Sembra a volte che l'opera silenziosa di molti uomini e donne che in diversi modi si prodigano per aiutare e assistere i profughi e i migranti sia oscurata dal rumore di altri che danno voce a un istintivo egoismo. Ma la chiusura non è una soluzione, anzi finisce per favorire i traffici criminali. L'unica via di soluzione è quella della solidarietà. All'udienza generale Papa Francesco è tornato a parlare di una delle urgenze del nostro tempo, l'accoglienza di quanti fuggono dalla guerra, dalla fame, dalla violenza e da condizioni di vita disumane. Una realtà drammatica che tuttavia non è nuova, perché la storia dell'umanità è storia di migrazioni. E tutti, soprattutto i cristiani, sono chiamati a raggiungere con misericordia chi è nel bisogno, accogliere lo straniero e vestire chi è nudo, dunque, che vuol dire anzitutto restituire dignità a chi l'ha perduta, come le donne vittime della tratta gettate sulle strade. L'appuntamento del mercoledì è stato arricchito da un aneddoto raccontato da Papa Bergoglio, una storia di una donna armena, di un tassista diffidente e chiuso e di un migrante dal cattivo odore. Una storia di un uomo che si è visto cambiare l'anima per il racconto commovente dell'uomo in fuga dagli orrori della guerra e della miseria.